Signore e signori, buonasera, vi parla Carlo Saltarelli, vi parlo da Cassino, dall'alta terra di lavoro, e anche questa sera staremo insieme a parlare di storia, a parlare di una storia importante, una storia che riguarda la nostra patria, la patria napoletana, e quindi una storia insorgente, identitaria. E dopo aver avuto quella bellissima conversazione con Domenico Anfora per parlare di Francesco Saverio Anfora, l'eroe di Gaeta e fedelissimo di Francesco II, questa sera torneremo a parlare con un carissimo amico che ci viene a trovare per l'ennesima volta, anzi un'altra volta, e ci parlerà di un argomento poco trattato, Loredo Giovannone che ormai è sempre più presente nella nostra famiglia, e l'ultima volta abbiamo avuto il piacere di parlare con lui della tratta dei fanciulli che lui ha studiato e ricercato per molti anni, e questa sera invece ci parlerà di un qualcosa di particolare, dei deportati, ma i deportati del Risorgimento, ma dei deportati civili. E lo salutiamo con tantissimo affetto. Ciao Loreto, come stai? Buonasera, bene, grazie. Ho detto giusto? Sì, benissimo. Parleremo delle deportazioni civili, insomma. Un argomento che non è molto trattato, di solito si trattano delle deportazioni militari o quelle brigantesche, ma quelle civili poco. E ci hai promesso che ci farai vedere, ci parlerai di questo argomento in maniera approfondita, come tuo solito, anche con documentazione. A te la parola, Loreto, come stai? Buonasera a tutti chi ci ascoltano. È un argomento non solo poco discusso, ma diciamo che nel 2000, circa 2010, insieme con Miriam abbiamo iniziato una ricerca che ci ha portato a scoprire migliaia di persone e una struttura del Ministero dell'Interno, poi lo vedremo più in là con le diapositive, di deportazione di civili. Nessuno aveva parlato di deportazione di civili prima. E ora magari sarà un argomento dove molti si precipiteranno, perché purtroppo non era conosciuto, non era noto. Ma non ha importanza. L'importante è che noi già nel 2012 ne parlavamo, nel 2013 e nel 2014 abbiamo fatto due libri in cui si parlava preciso con i documenti, con tutta la struttura, abbiamo spiegato ogni cosa, e il secondo di questi libri ha con molta sorpresa attraversato l'oceano e tutt'oggi è nelle biblioteche delle più famose università americane, poi Library of Congress, e nella sezione Political and Economic Science, che è molto prestigioso e ci fa piacere, e poi anche la Library of Congress. Un dettaglio non da poco, anche la Biblioteca di Camera e Senato hanno questi due libri. E quindi siamo stati un po' precursori di questa scoperta, e soprattutto nel divulgare. Ci è sembrata una cosa un po' preoccupante all'inizio, perché ci siamo spaventati di fronte a una quantità così grande di persone che sono state violate in ogni modo e trasportate dal proprio domicilio, buttate dei veri e propri lager, con dei regolamenti, ne abbiamo anche trovati, poi sono stati pubblicati nei diversi libri che ora vediamo. Comunque, purtroppo dobbiamo
interrogarci su questa vicenda e cercare di, dentro noi stessi, di darci una domanda, di farci una domanda e darci una risposta, cioè perché è stata nascosta la deportazione dei civili? Perché? Guarda, Loreto, prima di poter, intanto ho aperto questa prima diapositiva che ci accompagnerà in questa chiacchierata, quando poi vorrai utilizzarla me lo dirai. Quello che, sì, ti posso, certo, dire, quello che ti posso dire, innanzitutto dobbiamo dire chi è Miriam. Miriam è la tua gentile signora con cui sei sposato, ed è anche lei un'ottima una ricercatrice, anche una persona di sensibilità culturale. Ho avuto il piacere di conoscerla bene in quel discorso con la Marsicana, quando siamo stati a commemorare per il quinto anno consecutivo la strage di Scurgola, e quindi veramente ci tenevo a dirlo, che siete stati dei precursori e che molti si fionderanno. Siamo contenti, Loreto, perché poi la vostra opera è un'opera importante, ma non per chiudere nei frigoriferi le notizie, ma anzi aprire i frigoriferi affinché molti possano continuare sulla, certo, strada che avete tracciato, se no altrimenti diventa fine a se stessa, diventa soltanto una forma di vanità, e non è il vostro intento. Quindi più si fionderanno su questi, più persone si fionderanno su questi argomenti, e più saremo tutti più contenti. E la terza cosa, e poi lascio la parola aprendo le diapositive. Perché tu ti chiedi perché? E come perché? L'Italia è nata così, è nata sulla menzogna, sull'omertà, sulla dannazio memoria. I motivi sono tanti, lo sappiamo, quindi non sono motivi abbastanza tristi. Sono motivi per cui spiegarli vuol dire spiegare l'Italia di oggi. E quindi molte persone... Ma purtroppo è un fiume carsico che ormai è venuto fuori con l'aiuto di tutti, chi più chi meno, hanno rotto gli argini, e questo fiume è venuto fuori, e rimetterlo giù credo che sia impossibile. Quindi questa trattazione come quella dei fanciulli, io dico al pari dei fanciulli, ti ripeto, perché fanciulli e deportazioni civili li metto sullo stesso livello, è una cosa che ancora fa tremare i polsi più delle altre cose, perché sull'esercito borbonico, sul brigantaggio, ormai cioè nel senso c'è molto ancora da scoprire, però è trattato e non fa più paura. Ma questo credo che sia, questi due argomenti, chi io metto a braccetto, fanciulli e deportazioni civili, e queste sono cose grosse, anche se poi alla fine, se il tuo libro è presente nelle biblioteche delle istituzioni italiane, vuol dire che forse, non so per quale motivo, lo vogliono storicizzare, lo vogliono congelare, non lo so, però intanto è presente, ne hanno tenuto conto, e questo bisogna evidenziare. A te la parola, Loreto, dimmi tu quando bisogna mettere le diapositive. È chiaro che la mia domanda era un po', diciamo, provocatoria. Sì, più che provocatoria, era interrogatoria. Chiediamocelo, perché troppe cose non tornano, non sono tornate in quello che chiamano risorgimento, ma per il Sud non è stato affatto un risorgimento, ma proprio è stato proprio un cappottamento, non un risorgimento. Allora, termine cappottamento, mi è piaciuto. Cioè, perché poi alla fine bisogna essere molto pratici. Io vedo nei vari convegni persone che usano linguaggi molto compositi, a volte anche un po' fuori, diciamo le cose come stanno, va bene, visto che è una questione strettamente popolare, visto che è stata una vera e propria insurrezione contro un esercito armato che aveva invaso e che stava fucilando, trucidando in modo terribile, atroce, insomma, quindi parliamo un po' con termini più idonei, anche quelli che usati ministerialmente. Insomma. Vabbè, ma intanto iniziamo a vedere le diapositive, poi te le chiamo volta a volta. Ecco. Questa io l'ho messa in diverse presentazioni. Scusami solo un attimo, Loreto, voglio dire ai nostri spettatori che è ovvio che la centralità della legge Pica, però ci darai delle notizie che sono accadute prima della legge Pica. Questo voglio dirlo a tutti i nostri spettatori, quindi è molto importante questo, eh. Ti lascio
Le due cose. Una delle diapositive, lo vedremo perché ho trovato traccia in un libro degli anni 70. Va bene, e allora questa diapositiva qui io l'ho messa già in diverse presentazioni. È elementare nella sua composizione, nel messaggio che vuole mandare, molto elementare, però spero, mi auguro che faccia il suo effetto come lo ha ottenuto in queste presentazioni che dicevo prima, no? Siamo portati, ci hanno portato a odiare la storia come argomenti non interessanti, inutili alla vita pratica. Invece no, non è proprio per niente vero. Quindi chi conosce la storia, e il messaggio di questa diapositiva voleva essere questo, di questa immagine, chi conosce la storia conosce un po' delle proprie radici. Questo era il significato intrinseco, e conoscendo le nostre radici si conosce bene tutta l'albero che è la nostra vita nel periodo storico in cui viviamo. O puoi andare anche avanti, andiamo subito a vedere. Ecco, questa è la velocissima, una panoramica dei diversi studi che sono stati pubblicati. Andiamo avanti, che tanto non importa celebrarsi, era solo dare un'informazione per chi vuole approfondire e curiosare in questi argomenti. In quei libri ci troveremo un mare di documenti riportati. Ecco, l'immagine di prima ci fa vedere, ecco, questa qui ci fa vedere i 25 lager che abbiamo trovato nei documenti di archivio di Stato. Ce ne sono altri anche, per esempio intorno alla Sicilia non ce n'è uno solo, ce n'è diversi, però abbiamo riportato esattamente quelli che abbiamo trovato scritti nella documentazione ministeriale. Ecco, molto importanti sono quelli della Toscana e quelli della Sardegna, poi scopriremo il perché. Andiamo avanti. Sono 25 lager, quindi. Sì, ce n'è anche altri, ma insomma, per esempio quello di Grosseto ne ha messo uno solo, però in realtà poi lo vediamo, c'è anche il Pozzo Camorra, una piccola cittadina sempre nel grossetano, Ribolla. Ho visto che usi direttamente la parola lager, una parola molto forte. Questi erano rinchiusi in luoghi di relegazione, come li vuoi chiamare? Sì, Non ho va capito. bene. No, non ti Erano così. arrabbiare con me, io a me commosso, per me Certo. subito la porta aperta. lo so, però purtroppo è così perché erano confinati e non potevano uscire, non potevano raccogliere i prodotti del sottobosco. Poi faremo un bel giro una di queste volte e vedremo le immagini dei posti dove sono stati relegati. E poi tu vedrai che sarai d'accordo che sono lager, ma se non c'è bisogno Ma di io già lo sono inventare niente. d'accordo, io già lo sono d'accordo. Allora, chi ha inventato questi laghi? Chi li ha ideati? Perché inventati no, lui l'aveva già, ce n'erano già nella storia. Chi li ha ideati in questo momento è Silvio Spaventa. Silvio Spaventa che in una di queste lettere che sono contenute in questo libro, in questo testo, lui scrive a suo fratello tutta la vicenda che sta avvenendo e siamo alla fine del 1862. Lui sa che sarà confermato come segretario agli interni e al Ministero degli Interni e dice a suo fratello, e stiamo parlando di Beltrando Spaventa, e gli dice qual è il suo piano, insomma. E poi, come vedi nel riquadro rosso, un po' a mezza pagina, dice: ho visto il re ed a lungo. Dice: ho parlato Questo un'ora e un qui? quarto In con questo lui. Sì, qui? nel riquadro in basso rosso, a metà circa, Questo qua. ho visto il re e ho parlato un'ora e un quarto con lui. Egli mi accorse nella più grande cordialità, eccetera, eccetera. Specifichiamo quale re, eh? Chi re Eh. Vittorio Emanuele II. è? Il vero re bomba. Va bene. Vado avanti. Sì, certo. Ecco, abbiamo tutti quanti, abbiamo omesso, no, omesso, non abbiamo capito bene qual era il contenuto dell'articolo 5 della legge Pica.
perché questa deportazione è stata fatta proprio in virtù di virtù, chiamiamola virtù, di questo articolo 5, perché dice il governo, e qui attenti, guardiamo bene le parole che vengono dette, il governo avrà inoltre facoltà di assegnare per un tempo non maggiore di un anno domicilio coatto agli oziosi. Allora aspettate un attimo, non fu un anno, dipende, fu alternativamente un anno, 2 anni, 5 anni, perché poi nel 72 lo prolungarono di 5 anni. E molti erano senza fine pena, perché quelli che loro consideravano i più pericolosi li spostavano in prossimità del fine pena, li spostavano in altri luoghi, chiamiamoli lager, via, altri lager. E quindi questi non finivano mai. Ne ho trovati alcuni alle Tremiti, per esempio, in un racconto del direttore delle Tremiti, e dice che ce n'è tre, ancora tre, e siamo al 1884-85. Insomma, dobbiamo guardare una cosa importante, torniamo un attimo indietro. Il governo avrà inoltre facoltà di assegnare, quindi, come vediamo, è una misura politica, non è una misura. Qui i cittadini vengono sottratti al diritto naturale di essere giudicati come era previsto nell'articolo 71 e 72 dello Statuto Albertino. Quindi, i nostri antenati, i nostri avi non hanno potuto godere nemmeno di questa libertà, diciamo così, diritto costituzionale, se così possiamo chiamarlo, lo Statuto Albertino. Non hanno goduto, quindi è una misura, questo dobbiamo stare attenti a guardare, è una misura politica, perché è il governo a mandare, a inviare a domicilio coatto era esattamente il ministro degli interni che firmava il documento persona per persona. Andiamo avanti. Alla Posso prossima. farti, due domande? Sì, certo. Poi non so se vuoi rispondere dopo o Facciamolo adesso. ora, facciamolo ora. No, può darsi pure che saranno nelle diapositive dopo. Ma parlare di numero è quasi impossibile, però 25 lager è già un numero importante, ma più o meno per ogni lager quante persone, si sa quante più o meno persone erano ospiti? A causa di questa misura politica restrittiva, c'era un grande viavai. Teoricamente, trascorsi 2 anni, perché dopo il 63 diventa di 2 anni, dopo il 7 febbraio 1864, perché questa legge viene reiterata, varia il numero di soggetti inviati a questi domicili coatti, varia. Abbiamo dei numeri, però, per esempio, quelli che mi vengono in mente ora sulla Capraia. La Capraia arrivarono a 660 e sono numerati nella fitta. La Capraia è un'isola, giusto? Dove si trova? Certo, l'isola della Toscana, certo. L'arcipelago Vicino toscano all'isola fece. d'Elba? Sì, ma l'arcipelago toscano, le isole ma circa maggiori dell'arcipelago toscano, che c'è anche la Gorgona, che Quindi è piccolina. 600, diciamo, ospiti certificati, insomma. Questo sì, e sono nei documenti che intercorrono fra il Ministero degli Interni, la Prefettura di Livorno, che ha gestito tutto questo immenso traffico nelle varie isole, e sì, diciamo, il Ministero degli Interni e i vari delegati del governo che sono sulle isole. Perché, scusami, perché lager? Perché c'erano delegati del governo a sovrintendere e poi c'erano anche dei militari, le truppe. E per forza, perché nell'isola come la Capraia c'erano 500 abitanti e tu ci metti 660 domiciliati coatti, è chiaro che temevano fortemente che ci fosse una rivolta, capite? Anche solo come numero li avrebbero soverchiati, capito? Quindi c'erano ovunque, c'erano questi militari,
drappelli di militari che facevano la guardia, armati, ovvio. Vabbè, erano prigionieri, considerati prigionieri, no? Eh sì, perciò lager. No, però perciò armati. Poi un'altra cosa che volevo chiederti, non so se ne parlerai dopo, al limite lo sai tu, mi dicevi in privato che praticamente le prime deportazioni comunque sono state antecedenti alla legge Pica. Sì, contemporanei, e diciamo che erano già pronti, e poi lo vediamo perché c'è questo libro Egilon di Riparbelli che ce lo dice, in una delle diapositive dopo, sono prontissimi a scaricare che ancora non è stato approvato il regolamento d'attuazione di questa legge, che esiste anche un regolamento d'attuazione. Quindi come tutte le leggi vanno attuate. Sì, no? sì, ma è incredibile come fossero pedissequi in questa questione. Quindi diciamo che la legge Pica aveva messo ordine a qualcosa che già era in cantiere, insomma, che già cominciavano. Sì, poi lo vediamo. Positiva. Sì, certo. Vado avanti. Sì, certo. Eccolo qua, è arrivato, vedi? Abbiamo chiamato. Questo è Egilon, è l'antico nome della Capraia, dell'isola della Capraia. E in questo libro si può evincere chiaramente che ci hanno preso 400 persone da navi da guerra, trasportate da nave da guerra, e furono sbarcati e lasciati liberi senza tetto, senza un letto, alla mercé di se stessi. E come dice, sto leggendo la parte in basso, quando i capraiesi videro sbarcare tutti questi 400 camorristi, aspetta, prima sono banditi in alto, guarda, li ho sottolineati in rosso, poi sono dei poveretti più in basso, poi alla fine sono dei camorristi tra virgolette, tra l'altro, laceri, smunti, arrabbiati, cioè insomma la vedo strana che non è possibile che dei camorristi fossero laceri, smunti, arrabbiati, scontrosi e violenti. Ma violenti di chi? Cioè, maledicenti non solo il prossimo, ma la stessa isola. Senti il lombrosismo che viaggia nelle menti di queste persone che si inventano categorie di nostri avi che sono banditi. Poi sono poveretti e poi sono camorristi. Ma lo senti il lombrosismo che c'è dietro? Positivismo e razzismo insieme, una bella fusione. Sì. Poi una di queste volte ne parliamo perché uno di quei libri che abbiamo visto all'inizio, in uno di quegli studi, mi sono occupato di questo argomento e ho ripercorso le radici della mentalità e del pensiero di Lombroso, di Cesare Lombroso, Marco Ezechia Lombroso, è detto Cesare, ma è Marco Ezechia Lombroso. Ecco, vabbè, questi abbiamo visto prima. Sì. Niente, Loreto, volevo anche qui, mi dai modo di poter dire un minimo di pensiero, lo esprimo. Non dobbiamo meravigliarci della questione camorristi, perché secondo la Vulcano Dominante, quello che si trova sui libri di scuola, praticamente i briganti erano i camorristi che divennero briganti, senza fare citazioni di Torre Crescenzo, di Don Liborio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi alcuni insegnanti, perché ho terminato da poco i seminari alla scuola, al liceo classico per il sesto anno, i ragazzi quando hanno visto quel video, che sicuramente saprai di del sceneggiato Rai, La storia della camorra, dove praticamente si vede la trattativa tra Torre Crescenzo e Don Liborio, sono rimasti senza parole. Sì. E quindi ecco perché venivano chiamati camorristi, perché secondo la storiografia ufficiale i briganti erano i camorristi che divennero briganti. Però questo permettimi di intervenire, è solo spalmare una nomea, una maldicenza, sì, su una importantissima insorgenza che è quella dei civili contro un esercito armato che hanno difeso la loro patria, sì, il loro suolo, i loro paesi, la loro famiglia.
Volevo, e poi volevo chiederti un'altra cosa. Qui si parla, ho visto, ma qui parliamo di briganti, cioè gente coatta che si era data al brigantaggio la macchia, o erano deportazioni di civili, cioè erano civili che potevano essere manutengoli o civili veri e propri, oppure erano civili che si erano data la macchia per Ecco, cercare di combattere? il concetto di manutengolo è stato abusato anche questo, perché in realtà il Ministero degli Interni ha utilizzato speciosamente questo termine, però in realtà ha deportato i familiari dei briganti oppure persone che non c'entravano niente, che erano additate semplicemente. Al pubblico ludibrio, no? Cioè dei vicini di casa che avevano una lite, non c'era né firma né niente sulle denunce. Difatti, le fedi di perquisizione che abbiamo trovato nelle varie cartelle, quelle che sono, si sono incagliate nella documentazione, spessissimo portano risultato nullo. E queste persone non avevano nemmeno una pendenza penale, una pendenza che riguardasse i tribunali di appartenenza, di provenienza. Solo alcuni, e questo lo sappiamo, ne siamo certi, perché solo alcuni sono stati rispediti al luogo di partenza proprio perché avevano una causa in corso. Ma potevano essere cause civili, non certamente, non obbligatoriamente cause penali. Oppure c'è anche da dire che poi con questo sistema, che è accaduto sempre, nel 99, nella rivoluzione francese, sempre è accaduto questo, nella rivolta della Repubblica Napoletana, capitava, oppure nel decennio francese, capitava che delle famiglie rivali, una faceva la soffiata all'altra, cioè faceva la soffiata, faceva la spia, senza che fossero colpevoli, ma giusto per dispetto o per rivalità. C'era di tutto, quindi quando c'è lo Stato, nemmeno lo stato di polizia, ma quando c'è lo stato militare che comanda una nazione, in quel momento accade di tutto, quindi tutto è buono e tutto è accettato. Quindi diciamo che il mondo dei deportati era molto variegato, ma alla fine Sì, tutti. difatti noi siamo portati a pensare che questa grande insorgenza fosse, che riguardasse semplicemente il mondo contadino. È sbagliato, veramente No, no, sbagliato. Abbiamo assolutamente. Come trovato. i Abbiamo trovato. salvinisti, no, i salvinisti nel 99 era abbracciava tutti i ceti sociali, la stessa cosa Sì. le insorgenze del 60. Uguale, uguale, identico. Molte persone della società civile, commercianti per esempio, abbiamo trovato anche un notaio, un giudice, un architetto, un prete, abbiamo trovato una quantità di Nobili. soggetti Anche nobili, tantissimi nobili. sì, anche nobili che non avevano aderito all'idea liberale o quella borghesia, neoborghesia, insomma, Quella, rampante. vabbè, lì c'era la neoborghesia latifondista che si era arricchita grazie ai Borbone e gli girano le spalle. Poi c'era questo famoso notabilato che pure si era formato Sì, sotto il Borbone e che praticamente divenne forse il ceto sociale più rapace, anche quello più intelligente, anche quello più abile, che si sa, è quella che oggi vediamo, è quello che oggi purtroppo bisogna dire, vediamo si può dire nei ministeri, tutti questi funzionari di Stato che si sanno muovere bene nelle pieghe di una nazione che hanno creato, e loro hanno il potere vero, i ministri cambiano, ma loro stanno sempre là. Eh sì, e Oggi quei potentati ministeriali. quel notabilato semi-statale, semi-privato, vabbè, comunque. Sì, Proseguo? aspetta, aspetta, possiamo dire sono statali che lavorano per le lobby private, di privati, ecco, che Sì, promuovono. statali, Sì, io sì. dico, ma pure caste, consorterie, questo notabilato, basta dire notabilato per capirci bene. Vado avanti? Sì, certo. Ecco, questo è un esempio che ho voluto riportare in modo che il foglio di via per andare via da questi lager era obbligatorio che l'autorità emettesse questo foglio di via. E come possiamo leggere in alto, è senza indennità in questo caso,
perché le persone dovevano recarsi volta a volta nei prefetti, nelle autorità prefettizie, e poi gli veniva staccato un cedolino che era un biglietto per ritorno, ma non percepivano nessuna indennità. In questo caso abbiamo la signora stabile Teresa, e ha con sé, come puoi vedere, è stata vittata tutto al presente giorno prima di partire, ed ha con sé due figli. Si vede in basso nel cerchio rosso, secondo cerchio rosso più in basso. Come puoi vedere, siamo all'isola del Giglio, e a firmare è Giuseppe Lombardi, che è il delegato del governo incaricato. Siamo al 22 dicembre 1864. Come puoi vedere, è una struttura governativa, lo vedi, i timbri? Cioè questi tornavano a casa? A casa, dal Giglio. Torna a casa a Giffoni, Valle Piana, senza soldi e con due figli. Ah, vai, prova. Come vai? A piedi? I treni non c'erano. Con che ci vai? Quindi li buttavano in mezzo alla strada. Bravo. Li lasciavano allo stato brado. Ma si sa quanti non tornavano più a casa? No. Morivano lì? No, la documentazione, io ho cercato anche nei luoghi di provenienza, per esempio nell'archivio di Stato di Catania, però purtroppo la maggioranza assoluta delle cartelle sono vuote, oppure presentano dei documenti che sono dei fogli di via o altre cose, insomma. Però purtroppo la documentazione è incompleta e non abbiamo contezza. Hanno abbuiato, hanno trafugato tutto, hanno cercato di nascondere. Questi sono i documenti che si sono incagliati per puro caso, ma al Ministero degli Interni ce l'hanno l'armadio, se non l'hanno mandati al macero, ce l'hanno l'armadio girato al muro, perché erano tutte determine dei ministri. Eh sì, quel famoso armadio a muro messo di spalla che tutti ne parlano. Vado avanti? Sì, certo, proseguiamo. Ecco, questo è uno dei tanti dispacci telegrafici che abbiamo ritrovato, e come vedi è coinvolta sempre la signora Raffaella Mancini con due bimbe. E lei cerca di raggiungere il marito, che è confinato a Rio, ma a Rio andarono tutti in miniera. Come vedi, c'è la firma del sottoprefetto Pennacchio Mazza. Vedi? Dove a Rio? Rio dove? No, non siamo in Brasile, siamo a Rio nell'Elba. Ah, ecco, quindi andavano a fare pure i lavori forzati. Come? Facevano anche i lavori forzati. Certo, quelli che sono stati mandati all'Elba, e c'è il documento del sottoprefetto, ora non so se l'ho messo qui perché i documenti sono tantissimi, e tutti, quasi tutti, dice, sono stati impiegati alle miniere, mandati ai lavori forzati. Che cosa credi? E quelli che sono andati in Sardegna anche, uguale, la maggior parte, è imponente, poi lo vediamo. Se credo di aver messo il documento che ne parla dell'invio in Sardegna, è imponente il numero, imponente. Prova ad andare avanti. Ecco, questo invece ho messo quest'altro bigliettino, perché tutta la roba che è rimasta, che si è incagliata, e qui come vedi c'è dei bambini, vedi? Lucarelli, Maria e sua figlia, non si legge il nome, invece dice Carulo Clorinda e suo figlio Mariano, vedi? Quindi deportavano uomini, donne, bambini, tutti. Quindi a questo punto deportavano famiglie intere? Anche famiglie intere, certo. Abbiamo trovato
una delle relazioni di un padre con quattro figli, la moglie e quattro figli, e non riusciva, nonostante tutti i lavori che faceva, a sfamarli, non trovava la possibilità di sfamarli, confinati senza poter sopravvivere. Ora, non tutti andarono nei lager, c'è da dire che alcuni, messi nei sobborghi urbani, si davano da fare per avere piccole attività che gli consentivano di sopravvivere, chi poteva, ecco. Ma la maggior parte in assoluto, sto parlando del barbiere, sto parlando del ciabattino, ecco, chi poteva gli era concesso di avere un'attività. Diciamo che a questo punto l'intento era soprattutto sradicarli dai loro luoghi d'origine. Sì, sì, assolutamente sì, perché considerati come tessuto di appoggio al brigantaggio, capito? E allora li prendevano coattamente e li sradicavano, in modo che queste persone, quando ammesso che fossero riuscite a tornare ai propri paesi di origine, non avevano più contatto con la realtà, avevano perso tutto, capito? Snaturate le loro origini e senza cosa rimaneva? Emigrare. E quindi, confermiamo quello che abbiamo detto già prima, questo nasce già prima della legge Pica, è molto importante ricordarlo questo. Sì. Ma scusa, le fucilazioni dell'articolo 2 della legge Pica, c'è un ampio dibattito in Parlamento, 61 e 62, la legge Pica è stata approvata il 15 agosto 1863, però nel 61 e 62 si dibatte ampiamente per quasi un anno e mezzo se le fucilazioni vanno fatte al momento del rastrellamento o dopo, ma un anno e mezzo, cioè basta andare a leggere gli atti, non è... Non è un'invenzione. Ecco, questo è appunto il documento che ti dicevo, il numero dei domiciliati coatti da inviare a Cagliari è imponente, e questo è nel contenuto del documento. Siamo al 12 maggio 1864, ma a sinistra, dove c'è scritto Regno d'Italia e Ministero dell'Interno, come vedi esiste una divisione 1, sezione 1 del domicilio coatto, che è la struttura ministeriale per la deportazione. Ma io mi domando, no? Io mi domando. Da qui vedo 12.000, un'enormità. 12.000, questo è... Aspetta! 12.000, questo documento sulla destra è riferito al solo... novembre, c'è scritto un po' più in alto, novembre settembre 63, 63 mesi. E, 9 mesi, sì certo, 9 mesi, 12.000, questo lo firma il signor Silvio Spaventa, questo qui, questo in alto, 12.000 deportati, questa è la prova provata che in ogni tribunale inchioderebbe chiunque. Questo signore l'ha fatta franca, anzi ha fatto una carriera nel governo liberale. Tra l'altro lo schifo è pensare che erano tutti i suoi conterranei. Ma. Ma sono molti gli esuli che hanno tradito. Furono i milionari i peggiori carnefici della nostra gente. Purtroppo sì, e questo signore qua, c'è anche un altro aspetto che dobbiamo tenere presente. Allora, scusami, ritorno un attimo indietro. Vedi, divisione 1, sezione 1, nel documento a sinistra. No, questo ferma qui, è questa diapositiva. Vedi, Ministero dell'Interno, divisione 1, sezione 1. Io mi domando, tutta questa gran quantità di storici che abbiamo avuto fino ad ora, come hanno fatto ad ignorare una struttura così centrale, importante, nel Ministero degli Interni? Come hanno fatto? Poi aggiungo anche che Silvio Spaventa è lo zio di Benedetto Croce. E Benedetto Croce, oltre ad aver usufruito di un bel posto in Parlamento, ha
anche avuto finanziamenti di questo istituto storico napoletano, prestigiosissimo, però ha omesso. Lui non può dire che non era a conoscenza del carteggio. È un ampio carteggio fra Silvio e Bertrando. Lui non lo può dire e difatti non riesce a dirlo. Lui è stato anche 7 anni dopo il terremoto di Casa Micciola e la morte di entrambi i genitori, è stato 7 anni in casa di Silvio. 5-7 anni, ora di preciso non lo so con certezza, però è stato molti anni in quella casa. E poi da storico non può dire, e non lo ha mai potuto dire, che non sapesse. Quindi qui, quando lui c'aveva una biblioteca privata spaventosa. Apriamo degli interrogativi, cominciamo a chiederci perché questi soggetti che appartenevano a quello che tu hai chiamato, che io chiamo borghesia, tu notabilato, ecco, perché questi io ho chiamato borghesia perché la borghesia è composta da quella borghesia latifondista nata dopo il superamento del feudalesimo e composta dal notabilato, ma sempre borghesia, sì, sono d'accordo, anche perché c'è una linea di continuità nel comportamento. Qui stiamo parlando di una enorme insorgenza popolare e stiamo parlando di soggetti come questo qui che era stato tra l'altro graziato dal Borbone ed era stato inviato in esilio. C'è una bella storiella che, se riusciamo a raccontarla, c'è da ridere su questi soggetti qui, che poi vengono con un ammutinamento portati a Cork e da Cork portati a Londra, battezzati da Panizzi e tutta l'entourage della massoneria di quegli anni, e poi tornano qui, hanno tutti un posto in Parlamento, tutti, compreso anche Settembrini, Luigi Settembrini, che ci fa direttore dei lavori pubblici, Luigi Settembrini. Loreto, questi dovevano essere premiati per il lavoro che hanno fatto, perché loro erano fondamentali. Probabilmente sì. Sono stati sì. Fondamentali nell'operazione Unità d'Italia. Sì, e nell'ultimo libro io ho riportato questi documenti in modo da metterli insieme, da capire, perché tutti, ognuno di noi, mettendo insieme questi due documenti, ora vediamo anche i prossimi, la prossima diapositiva, cominciare a ragionarci sopra. Ecco, questo è il deportatore e questo è attualmente, oggi, in questi anni, e siamo al 2018, come viene rievocato dallo Stato centrale agli organismi periferici, compreso per esempio la Regione Abruzzo. Ma stiamo scherzando? Cioè, questa è la firma, questa in basso nel documento è la firma di Spaventa, e questi signori lo celebrano come uno dei padri fondatori della patria. Non dimentichiamo che a fine carriera fu primo presidente della quarta sezione del Consiglio di Stato, un deportatore. Ma stiamo scherzando? Vogliamo capirlo che qui c'è qualcosa di marcio e che non torna sin dall'inizio? Ma vogliamo capirlo o no? E ci vogliamo ancora stupire che oggi la realtà presenta incongruenze e situazioni, situazioni così gravi a livello politico. No, ma non c'è bisogno che lo commenti, Loreto, perché i nostri spettatori sono molto attenti non sono figli del libero pensiero, ma del pensiero libero, e si fanno le loro conclusioni senza che hanno bisogno di essere imboccati, fidati. Ok, allora facciamole insieme queste considerazioni e ognuno poi a modo suo saprà trarne. Noi dobbiamo usare il metodo della Chiesa, il metodo cattolico, esporre solo i fatti, poi ognuno si fa la sua considerazione. Più di così, guarda questa diapositiva, più di così non so. Lo so, vado avanti? Sì. Ecco, stiamo parlando di un caso particolare che vorrei parlarne, perché Giglio, anzi tutte le isole le isole maggiori dell'arcipelago toscano, vorrei poter fare un affresco di tutte queste situazioni che ci siamo incontrato, ma questo è il modo particolare
Te la presento qui, poi la approfondiremo se riusciamo a fare una bella chiacchierata con le diapositive, i luoghi e i fatti che sono avvenuti in quel momento. Qui siamo a 12 ottobre, 1863. ottobre mi sembra, o settembre. Cosa leggi in alto? Settembre, ottobre? 12, vabbè, 7, Ottobre. 10 è ottobre, vedi? È la X, quindi è 12 ottobre 12 1863. ottobre 1863. Quindi è Bernardo Raffaella, che è una domiciliata coatta in quell'isola, è puerpera, appena partorito, e di temperamento cachettico. Il cachettico non è un insulto, è quella magrezza che viene dalla fame atavica e profonda del non mangiare, insomma. E in più è allattante il suo neonato, quindi hanno deportato questa donna col bambino neonato, addirittura ha partorito sul piroscafo. E nella necessità, questo è un certificato medico, di avere un cibo più scelto e più abbondante di quello che viene attualmente fornito. Ha bisogno ancora che per lattante sia provveduto di latte di capra, essendo affamato, insufficiente, affatto, scusa, insufficiente, quello che può fornirgli il seno materno. Quindi, cioè, se questa è deperita e non mangia niente, non ha trovato niente da mangiare, non viene alimentata, è chiaro che è anche il figliolo di conseguenza. Quindi ha bisogno di latte e ancora di zucchero. Dottor Giuseppe Corvetti che firma questo certificato. Viene spedita tutta questa documentazione dal delegato del governo al ministro e io ho anche la risposta del ministro. Il ministro dice: è colpa sua che è voluta partire. È un disastro. Per la nostra gente, per i nostri avi, è stato un disastro. Questa è l'unità d'Italia. Altro che la fuffa che ci raccontano con la prosopopea del risorgimento, è lì, eccola dov'è l'unità d'Italia. Vedi dov'è il meridione, dov'è il sud, dove sono gli ex sudditi del Regno delle Due Sicilie. Gli ex napolitani, perché poi Ok, i napoletani, va bene, ti no, no, piace perché di tu più? l'altro giorno abbiamo pubblicato quei documenti che mi hai mandato, no? Di Silvio Spaventa, parlava infatti nel documento del decreto, parlava di quella circolare, parlava di province napoletane. Sì, certo. Questo è corretto. A me piace così, ma poi alla fine per me personalmente non mi cambia molto, capito? Però se. Però a livello di comunicazione serve è importante invece questo aspetto. A te no, perché tu fai ricercatore, però chi deve comunicare e chi deve divulgare, la differenza tra meridionale e napoletano è molto importante, perché fino a quando noi andremo dietro alla questione meridionale staremo sempre in queste condizioni. Quando decideremo di rimettere un'altra volta in auge la questione napoletana, che è ancora un loa, di cui Nicolò ne parlava, le cose cambieranno, perché ricordo che Poi la nasce vedremo, la questione meridionale, la vedremo perché questi soggetti hanno aspetta, messo la in questione campo, meridionale. scusami, hanno messo in campo anche in questo caso una nomea che non può tornare in nessun modo. La Appunto, tu ricerca, mi stai dando ragione. è certo, la ricerca, certo ti do ragione, scusa il tono un po' accalorato, però a me quando si parla di questi argomenti mi scatta il No, il calore. discorso è questo, e chiudo, poi passiamo alla prossima diapositiva. Sì. Nasce la questione meridionale per risolvere quella settentrionale. Quindi se noi aspettiamo che venga risolta quella meridionale per far risorgere quella settentrionale, credo che staremo freschi. Vado In dettaglio avanti, vorrei che è meglio. lo vedremo una delle prossime volte. Bene, queste sono le 60 donne che abbiamo trovato il 24 agosto nei registri, il 24 agosto 1865, vedi? Ma erano molte, ho visto che erano molte donne. Tutte donne, al Giglio furono mandato solo le donne, Ah, solo le e donne. solo le donne, certo. Forse ho messo il spero di aver messo il documento che del ministro Peruzzi che ne parla, dà questa disposizione, insomma, solo le donne. Tra le altre, cioè queste sono una sessantina, guarda, io voglio leggerne qualcuna, solo qualcuna, perché portare alla conoscenza di tutti quanti noi
il nome di queste persone, le libera da quella doppia morte a cui sono state costrette, capito? Perché una, perché queste non ci sono più, e due, perché sono state completamente abbuiate, nascoste, seppellite dalla storiografia ufficiale, ma anche dalla dignità dello Stato che, in cui viviamo, insomma, sono state sepolte, ecco. Per esempio, potremmo guardare con molta così andando, scorrendo, per esempio, che ci sono donne molto giovani, per esempio di Taranto Carmina, guarda, o Dola Rosa, 21 anni, 19, di Scucuzza Paola, vedi, Masiello Caterina, dice, tutte giovanissime, poi c'è anche Martinelli Maria, 21, De Vito Filomena, 24, Belmonte Grazia, 22, Lanza Agnese, 22, Grillo Caterina, 21, insomma, guarda lì, Noviello Filomena, 21, Napolitano Teresa, che strana questa omonimia di cognome, insomma. Ecco, senti, vedi, ma di che colpa servono, si sa di che colpa servono macchiate? Quasi tutte donne in età fertile. Sì, ma di non quale colpa servono macchiate? Non c'è colpa, perché qui non c'è un iter di giudizio. Queste venivano prese e mandate secondo l'articolo 5, si può ritrovare in quell'articolo 5 della legge Pica, e queste erano inquadrate lì dentro anche un generico camorrismo, molto generico, oziosi e vagabondi, capito? Chiunque poteva essere un ozioso e vagabondo, ma io ti voglio vedere i fruttivendoli, quelli che abbiamo detto prima, insomma, tutte le persone che lavoravano nel mondo del commercio, oziosi e vagabondi, di che cosa? Ma stiamo scherzando? Era un'accusa speciosa che serviva per liberarsi di questi soggetti che non avevano aderito, la società civile non ha aderito a quei governi liberali, li sentiva estranei, con un esercito in casa che sparava e uccideva ed ammazzava. Ma insomma, stanno scherzando. Sì, ma tanto è la solita tecnica che bisogna sempre inventarsi le accuse per giustificare la violenza di Stato. Sì, sono alcune, se leggiamo l'articolo 5, sono riconducibili a categorie dello spirito, non sono neanche un reato, capisci? Come fa ad essere un reato l'oziosità e il vagabondaggio? Questo per dire. L'ultimo libro, perché ci sono già 5 libri che ho dedicato a questo argomento, però questo qui ha riassunto un po' il tutto, e ho messo anche due dei regolamenti in due dei lager, domicili coatti, che ho trovato nell'isola dell'arcipelago toscano. Sono in tonso, come si dice, sono interi, sono riportati in questo libro. In tutti i libri che ho citato in precedenza ci sono tantissimi documenti. Chiunque può informarsi, può andare a leggere e ricostruire, facendo un percorso proprio, tutta la vicenda. E comunque chiudo qui dicendo che dobbiamo interrogarci. Questa è una misura politica. Questo invece voleva essere l'anticipo. Voleva essere. Sì. Allora, sono tornato indietro, non ti preoccupare. Sì, poi tanto lo tagli. Dicevo, questa è questa immagine del libro vuole essere chiarificatrice di una misura politica che è stata adottata dal Ministero degli Interni. Nessuno di queste persone è mai passato davanti a un tribunale, non è mai stato soggetto a un giudizio, il proprio giudice naturale, come dice lo Statuto Albertino, 71 e 72 sugli articoli. Niuno può essere sottratto dal proprio giudice naturale. Quindi queste persone sono state tutte violate nel loro essere e buttate a lavorare nelle miniere, nei campi, anche nei porti, nelle costruzioni dei porti, insomma ovunque.
e tutti ci hanno guadagnato. Se pensi che la Capraia era un porto franco e lì dovevano anche coltivare in tutti quei terrazzamenti che abbiamo visto, insomma, e in più c'erano anche i tabacchi e ci hanno lucrato anche sui tabacchi. Un po' come la questione dei fanciulli, pure quelli erano usati per la produzione, per produrre e Eh schiavizzati, no? certo. Sì, Ma è un qui, filo che tutto si lega, no? sì, qui noi dobbiamo comprendere che il loro motto era: ognuno vale per ciò che produce. Ma questo ricorda molto da vicino Arbeit macht frei, eh? Ognuno vale per ciò che produce. Era un principio calvinista. Non era più la nostra cultura Civiltà mediterranea. Qui cattolica. si sono scontrati due principi e la nostra ha perso. Questo va detto, insomma, alla fine questo è il risultato. Si sono scontrati due principi di vita e due principi di economie. Il vivere per il lavoro e lavorare per il vivere. Questi erano i due concetti. Però dobbiamo sempre ricordare che questa è una misura politica. Queste persone sono state soggette a una misura politica. L'autorità che ha deciso l'imperio è il ministro, non è un giudice naturale. Questo è bene capirlo sin dall'inizio perché è la parte peggiore di questa vicenda, è proprio la parte peggiore. Prima di affrontare l'ultima diapositiva, l'anticipi tu? Sì, certo, no, mandala pure. Questo l'ho messa come anticipo al prossimo argomento. Questo è il documento che è emesso dal comune di Nivisondoli, come vedi dal timbro in alto a sinistra. Siamo nel 1862, 12 giugno 1862, e questo documento dice che il ragazzino Achille Alviani di 15 anni al terzo rigo in alto a destra è stato fucilato. Fucilato. Quindi e sappiamo benissimo anche dalle cronache riportate sui giornali che erano i reparti che venivano da quelle parti, ecco, nel comune di Rivisondoli. Dobbiamo cominciare a Quindi interrogarci anche. noi per questa inverno-primavera dovremo fare tre puntate, questa è la prima. La prossima si parlerà di Achille Alviani, per parlare di... Non Come solo di dire? Achille Alviani, ma anche del Sì, brigantaggio, adesso insomma. infatti volevo dire, ci hai focalizzato Achille Alviani per parlare più genericamente di... Brigantaggio in terra di lavoro, alta terra di lavoro, come tu specifichi sempre, e La alta zona è terra di quella. lavoro, soprattutto nell'area del Sorano. Nella Valle Roveto, qui c'è un incrocio di valli che è stato una terribile, terribile guerra di 10 anni con sangue dappertutto, micidiale. Ci sono i documenti che parlano di gente che è stata appesa in piazza in Santa Restituta con la Sora, con la scusa del riconoscimento, ma insomma. Va bene, non anticipiamo nulla. E poi No, no. dopo, la prossima volta, poi diremo il resto per Sì. l'eventuale terza puntata. Quindi diciamo che ci stai tracciando questa strada. Io posso fare le mie considerazioni finali prima di lasciarci? Me lo concedi, Loreto? Certo, è tuo canale Allora, questo e guarda, volentieri. quello che voglio dirti è questo. Tu sai che la retorica risorgimentale, la retorica italiana, che ci fu brigantaggio per la tarica situazione, bla 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 di secoli, non c'è più grande fesseria che potessero inventare. Lo sai perché? Noi non siamo mai stati un popolo di guerrafondai, e tu lo sai, no? Mai nessun napoletano o siciliano si è imbarcato per andare a invadere altri paesi. Quindi vuol dire che siamo delle persone, non siamo pacifiste nella nostra identità, ma siamo persone pacifiche.
Il primo a toccare questo argomento fu Luciano, il grandissimo Luciano Salera nella storia manipolata, dove praticamente lui diceva è certificato che mai il regno sotto Ferdinando II aveva raggiunto una popolazione carceraria così bassa, quindi vuol dire che c'era una situazione di polizia che funzionava assolutamente, ma c'era anche una relativa tranquillità e un non benessere, ci mancherebbe di benessere, però se mangiava e se beveva, quindi la delinquenza era veramente ridotta all'omicidio. E io quello vorrei dire a queste persone, no? Ma come si può pensare che nel giro di 3 mesi, 1 mese, 2 mesi, perché da subito, tu lo sai, no? Scurgola, siamo andati a Scurgola, è accaduto dopo 4 mesi che è arrivato Garibaldi a Napoli, no? Ma come si può pensare che all'improvviso un popolo con queste caratteristiche diventa all'improvviso un popolo delinquente, un popolo violento, da riempire le carceri, da essere deportato? È assurdo, no? Che è brutto, un virus dall'alto come la manna caduta dal cielo che ha imbastardito tutti? Non credo. Come all'improvviso accade questo? O no? Questa è la riflessione che voglio solo fare. Cioè, non può essere che in 4 mesi un popolo per la sua atavica pacificità, non delinquenziale, ecco l'ombroso che parla a Bambera, no? Che dice le stupidaggini che non si possono ascoltare e che, di cui l'Italia gli ha dedicato un museo. Mi spieghi come mai all'improvviso diventa un popolo che riempie le carceri e diventa deportato? E voglio chiudere questa riflessione riferendo a una cosa che disse la Pellicciari, che addirittura nel 1870, ma lei parla dell'Italia intera, siccome è sempre stato il paese europeo con più carcerati la Francia, nel 1870 l'Italia intera era al secondo posto per numero di carcerati in Europa, dietro la Francia, ma per pochissime unità. Quindi pensa tu in 10 anni dell'unità d'Italia, questo paese che tutta la penisola italica era pacifica, all'improvviso diventa delinquente. Ma come si fa una cosa del genere? Ecco la mia riflessione, Loreto. Non so cosa ne pensi tu. È tipico dei paesi coloniali. Noi siamo un caso colonizzato. Noi siamo un caso eccezionale. È tipico dei paesi colonizzatori considerare i propri colonizzati degli inferiori, degli atavici, dei sottomessi. Ecco, funziona così, perché ha funzionato così con l'Inghilterra, con la Francia, l'Olanda, cioè, insomma è così. Ma noi siamo un caso particolare, perché noi ci hanno unito con le fucilate, ci hanno unito con la deportazione e ci hanno unito rendendoci una colonia interna subalterna a quel come diceva Nicola Zitara, una colonia di una subnazione. Eh sì, certo. Ci hanno ridotto in una condizione di subalternità e noi non siamo riusciti ancora ad uscire. No, questo soltanto volevo dire ai studiosi prezzolati. Mi spiegate come mai in 4 mesi siamo diventati da popolo estremamente pacifico a queste forme delinquenziali da meritare le deportazioni e le uccisioni? Potremmo parlarne quando vuoi, sviscerando un po' la vicenda di Marco e Zecchia Lombroso, che e non solo lui, anche la sua scuola, che ha propagandato sia durante il periodo fascista, sia dopo, prima, durante e dopo, questa teologia delle due Italie. Ne possiamo parlare? Perché sì, però sai, il Reto di Lombroso ne abbiamo parlato tanto. Lo sai di chi dovremmo parlare? Forse, se non sei in grado tu, dovresti indicarci qualche nome. Di un personaggio che secondo me è anche peggio di Lombroso, è Alfredo Niceforo. Beh, Niceforo l'ho studiato, ho preso i suoi libri. Certo, quindi forse potremmo fare... Aspetta, fammi finire, perché questo è importante. Questo è un argomento che mi tocca molto. Alfredo Niceforo scrive nel 1901 un libro che io ce l'ho per intero, me lo sono studiato tutto, che si chiama Italiani del Nord e Italiani del Sud, e applica tutto quel principio di Lombrosiano, che era della degenerazione,
e applica tutto quel principio lombrosiano a tutto il meridione. E sarà molto particolare. Io ho pubblicato ora di recente un articolo sul giorno della memoria che non c'è, perché a noi c'è negata la memoria, e ho pubblicato anche questa cartina che è tratta dal suo libro. Ma Niceforo è un personaggio che oltre ad aver scritto questo libro ha scritto anche Antropologie Nix Besinze Class, che è stato stampato contemporaneamente in Italia e in Germania, Antropologia delle classi povere sarebbe, e tutta una filosofia dietro che fa richiamo a Marco e Zecchia Lombroso sulle due Italie. Ma scusate, ma non ci avevano per caso unito? E siamo due razze? E lui riporta questa planimetria, questa piantina dell'Italia, con poi la vedremo, è meglio vederlo, con indicazioni a sud razza mediterranea, a nord razza aria. Siamo nel 1901, quindi questi hanno teorizzato ampiamente l'inferiorità razziale dei meridionali, la loro superiorità. Ma quello che fa specie sono due cose. La prima, che Niceforo ha insegnato nelle università di Messina, Torino, Napoli e Roma, primo. Secondo, è stato anche dirigente massimo dell'Istituto di Statistica. Terzo, lo hanno fatto accademico dei Lincei subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Quarto, e non ultimo, è che lui era messinese. Bravo, come, è siciliano. Come mai lui non entrava in quella categoria? Torniamo al discorso di prima, sono stati i napoletani trasformatisi in meridionali, i più grandi nemici della nostra gente, e quindi che soffrivano di un complesso di inferiorità, con una civiltà, con una cultura molto provinciale, infatti dalla rivoluzione del 99 in poi, dalla rivoluzione napoletana in poi, dalla rivoluzione francese in poi, nasce in Italia una borghesia, una cultura provinciale che scimmiotta quella straniera. Era la prima volta nella storia che accadeva, mentre fino a quel momento erano gli altri che venivano a copiare noi. Allora Loreto, ti voglio dire due cose. Posso chiudere il mio ragionamento? Allora, è semplice. Questa dannatio memoria è stata estesa a tutta la cultura e alle radici del nostro Mediterraneo. Noi abbiamo cultura greca, abbiamo cultura oscia, abbiamo cultura normale. Mediterranea. Sì. E questa, loro hanno cancellato tutto, basta andare in un museo qualsiasi sud Italia e vediamo delle cose bellissime della nostra antichità, per esempio greca, antica Grecia. La Magna Grecia, certo. E vediamo cose bellissime, una cultura che è evoluta, mentre sopra si davano le clave in testa e stavano nelle palafitte, noi invece avevamo il privilegio. Allora mi devi fare questa promessa, Loreto, a questo punto forse le puntate diventeranno quattro, perché se sei uno studioso di Alfredo Niceforo va trattato, ce ne devi parlare in una puntata dedicata. Certo. E ci devi mandare quell'articolo che hai scritto su Niceforo, che lo pubblichiamo anche noi. Sì, ora un po' alla volta ti mando tutto, non c'è problema. Non solo su Niceforo, ma Lombroso è un argomento molto particolare. No, però sai perché ti ho detto Niceforo? Perché è trattato pochissimo. Sì, io lo sto trattando invece, da un po' da questa parte, posso dire che l'ho anche andando in una biblioteca particolare dell'area fiorentina, ho trovato i suoi libri. Leggendoli si capisce tantissimo di quello che noi siamo, e non sottovalutare, noi siamo oggi
come paese. Non sottovalutare che questo signore è passato attraverso il fascismo come epoca storica, è passato attraverso la Repubblica come epoca storica, ha sopravvissuto benissimo spalmando in tutte le università, in tutti i suoi studenti, questa ideologia, che sono ancora fra di noi, saranno pensionati, ma sono fra di noi. Questa ideologia della razza superiore aria al nord e la razza inferiore mediterranea, ma non solo come razza, ma proprio in ogni cosa, nei capelli, nei Ma baffi, sai, ne parliamo, poi ne parliamo. tu sai che chiudo dicendo il razzismo è figlio di un complesso di inferiorità. Chi si sente inferiore diventa razzista. Complesso di inferiorità fa nascere il razzismo. È vero, Loreto. però vivere al nord significa toccare con mano Sì, questa cosa. poi tra l'altro il nord, ormai sono tutti i figli di meridionali migranti, che sono i peggiori razzisti. Discriminanti, non dico razzisti perché poi La, sai, sai, razzismo. si chiama la sindrome di Kunta Kinte, no? Ah sì, certo. Bene. Ti abbraccio, Loreto, Buona serata a te e a tutti i nostri ascolti. i nostri amici che ci hanno seguito con Certo. attenzione. Ti abbraccio e rinviamo tutta la prossima puntata che c'hai, di cui che attenderemo in fervita, proprio attesa. Scusate il gioco di parole, visto l'anticipazione che ci hai fatto. Ma Grazie, ce n'ho Loreto. un'altra, ce n'ho un'altra. Allora la aggiungo. Quale? Probabilmente ho forse notizie inedite, forse notizie inedite su nostro carissimo Alonzi. Luigi Alonzi. Sì, tu sai Forse. che qui ancora abbiamo avuto manifestazioni folcloristiche per celebrare questo grandissimo personaggio. Non soltanto, sono rimasto profondamente sorpreso da questo atteggiamento di persone che pensavo avessero una visione diversa di questo personaggio, invece l'hanno reso folcloristico. E ti abbraccio, Loreto, salutimi Miriam e a presto risentirci. Grazie, a presto.